Ho scelto questo romanzo perché il suo autore è stato ingiustamente rinchiuso dentro gli scrittori appartenenti alla letteratura industriale. Letteratura industriale, un dibattito sulla letteratura industriale segnò con forza in alcuni decenni, un paio di decenni della letteratura italiana. Sappiamo già che si tratta di uno scrittore italiano, quello che va riconosciuto, ma sottolineo, non si tratta tanto di riconoscere uno scrittore quanto una sua opera che racconta, appunto, questo era il secondo indizio che ci ha offerto Andrea Baiani, un momento di metamorfosi dell'Italia, il passaggio dall'Italia contadina a l'Italia del boom. Provate a riconoscere quest'opera. 800 050 333 il numero verde per partecipare al gioco e vincere Ogni promessa di Andrea Baiani, il libro del giorno di Fahrenheit, lo pubblica Einaudi. Benvenuto Andrea Baiani. Grazie, buon pomeriggio. I nostri studi di Via Asiago. Baiani ci propone nell'Indovinello un'opera che ha a che fare con la letteratura industriale. Lui stesso ha scritto libri che hanno a che fare col mondo del lavoro, col precariato, poi romanzi più lontani insomma da questa tematica. Ricordo in particolare Se consideri le colpe e poi questo Ogni promessa, che è una storia che ha un forte aggancio con un momento storico, con un'esperienza storica, che però al tempo stesso è molto più lontana da questa occasione di quanto uno si aspetterebbe. Sembra declinarlo più in forma di malessere esistenziale. Il momento storico a cui faccio riferimento è quello dell'Armir, delle 100.000 gavette di ghiaccio. In che modo lei ha trattato questo argomento? Ma in realtà tutto questo parte, anche il discorso che lei stava facendo, un po' dall'idea che noi arriviamo da qualche parte. Di questi anni si dice soltanto gli anni zero, come se noi non arrivassimo da nessuna parte, come se noi cominciassimo soltanto adesso. Invece noi abbiamo una memoria, abbiamo una storia, prima si è parlato a lungo della memoria, ed è come qua in Ogni promessa il modo con cui le persone si raffrontano con questa memoria, perché la storia è di un uomo tornato dalla guerra, quindi nel 43, e che poi tutto sommato è stato occultato, messo da parte, accantonato dalla famiglia, tenuto dalla famiglia come un segreto, come se fosse un segreto, come se fosse un po' qualcosa di cui bisogna vergognarsi, di cui ci si deve vergognare. Allora è come una famiglia più in generale si confronta con i segreti. Allora, in questo caso è come una guerra riduce una persona che torna dalla guerra e poi viene chiusa in manicomio, e quindi ha anche un'esperienza di una tale violenza e di una tale, come dire, divergenza dal reale, dalla modalità normale delle persone di comunicarsi tra di loro, che è impossibile da comunicare agli altri. È come se uno non potesse che essere muto, perché non ha le sue parole non bastano più. Allora, come una famiglia negli anni, questo è un romanzo che si è ambientato oggi, come una famiglia negli anni è riuscita a confrontarsi con questo, cioè come i segreti, le cose che non si dicono, i vuoti, appunto una persona occultata, tenuta nascosta, come i vuoti poi alla fine finiscano per influenzare, per condizionare, per diventare il pieno della vita delle persone. È ambientato oggi, ma con una serie di flashback che ricostruiscono diversi momenti nel passaggio da questo nonno che appunto torna dalla Russia traumatizzato alle vicende poi della sua famiglia e poi della famiglia del nipote, e addirittura si accenna quasi una quarta generazione, ma qui non vorrei rivelare troppo della trama. Una cosa che colpisce è che in tutto questo mi sembra che lei abbia voluto molto attentamente evitare di proporre il trauma, il momento dell'orrore, sia le reazioni a volte violente di Mario, il nonno, sia la violenza che lui ha visto in Russia, non vengono quasi mai proposte allo sguardo del lettore, come se non fosse quello il punto. Non è quello il punto, per il fatto che l'orrore, diciamo, l'urlo o comunque l'iperbole dei sentimenti, tutto sommato finiscono per essere sempre abbastanza rassicuranti, cioè di fronte all'orrore non si può che dire è il male, e quindi distinguere tra bene e male, assegnare le colpe e dire quindi chi sono i colpevoli. Nelle relazioni tra le persone le cose sono molto più complicate, sono molto più complicate di come possano sembrare, per cui sono le ragioni poi alla fine
che hanno portato le persone a comportarsi in un certo modo che rendono tutto più difficile. Il occultare, tenere nascosto un padre, nel caso della donna che poi che lo farà, che è la mamma del protagonista, per proteggere un figlio, è, diciamo, un'azione che potrebbe essere rubricata tranquillamente nel male o nel bene. Nel male nei confronti del padre, cioè tenere nascosto una persona a un altro, e nel bene, da un certo punto di vista, nei confronti del figlio, cioè proteggerlo, o suppostamente, non so se esiste questa azione, proteggerlo dalla violenza. E invece tutto questo poi determina delle reazioni e delle relazioni che in realtà hanno, come dire, degli sviluppi imprevedibili, e quindi la protezione che si è cercato di mettere in atto nei confronti del figlio poi in realtà determina una grande mancanza, che è la mancanza di una figura e la mancanza di qualcosa di cui si deve in qualche modo riempire di senso. La ragione per cui Pietro, il protagonista, cercherà in maniera improbabile, nel senso, come è improbabile fare ricostruire l'identità di una persona che non c'è più, sulla base soltanto di pezzi, di macerie che si hanno, cercherà, la ragione per cui cercherà di ricostruire la sua identità e di andare in Russia sarà esattamente questa, cioè quanto tutta questa protezione in realtà ha scavato un cratere che in qualche modo va riempito. E quindi anche poi il viaggio in Russia, aggiungiamolo subito, non porta a delle grandi scoperte, a delle grandi rivelazioni, proprio per quel meccanismo di dissimulazione dell'urlo che Andrea Baiani mette deliberatamente. E anche perché, e questo credo forse sia... è difficile scoprire ormai. Sì, ma è anche perché poi, in fondo, questo è uno dei grandi obiettivi della letteratura, che è il luogo della complessità, quindi il luogo in cui le domande si articolano più che le risposte si definiscono. E quindi la ricerca, il viaggio di Pietro in Russia è tentare di articolare una domanda di senso, cioè di sé, che cosa sono io in rapporto a questa cosa, più che tentare una risposta che è ovviamente fallimentare nel momento stesso in cui, come dire, la si ricerca. Andrea Baiani, stiamo parlando di Ogni promessa, il suo ultimo romanzo pubblicato da Einaudi. La problematica che lei ci ha esposto fa venire in mente, più che Mario Rigoni Esterno, Nuto Revelli, Primo Levi, tutto il tema della vergogna, del musulmano e via dicendo, però ci aggiunge un elemento che complica un po' le carte, cioè c'è il sospetto che questo Mario, nel suo piccolo, abbia commesso dei crimini di guerra. Come mai questo elemento che inceppa, come dire, la macchina morale? La macchina morale è inceppata in generale dalla guerra. Il Pietro si trova di fronte a una fotografia, che è una fotografia di un orrore che viene esplicitato, che è una fotografia di un crimine, e naturalmente ci si trova davanti, e questa fotografia tiene insieme l'orrore e la normalità dell'orrore, cioè il fatto stesso di avere fotografato un orrore, e questo succede nel caso di Pietro per la guerra della Seconda Guerra Mondiale, ma come sappiamo succede periodicamente, è la guerra. Allora, questo mette di fronte a una zona di scandalo della morale, quasi una zona di sospensione della morale, un'altra morale che è la guerra, cioè com'è possibile che una persona che abbia commesso o assistito anche semplicemente, o che abbia addirittura fotografato, provato quasi piacere a fotografare, come si fotograferebbe un paesaggio, cioè un paesaggio di orrore, come poi questa persona poi possa essere ritornata e aver condotto magari 50 anni facendo l'assicuratore, il geometra, con dentro tutto questo, come se le due parti, quindi la vita tra virgolette reale, cioè la vita concreta della quotidianità, diciamo nella vita di ogni giorno, non c'entrasse nulla con invece quella zona di orrore che è appunto la guerra di allora e di oggi. Le famiglie che quindi popolano Ogni promessa sono quelle che abbiamo più o meno descritto, cioè Mario, sua moglie, poi la figlia Giovanna che a sua volta si sposa, il figlio Pietro che è il narratore della storia, che ha una relazione con Sara. Sono tutte famiglie un po' sbilenche. Intanto mi colpiva il fatto che sono famiglie in cui dei tre membri, sempre un figlio unico, e di questi tre uno è anonimo. E in secondo luogo sono famiglie che sono luogo del silenzio, però tutti ambiscono a formare una famiglia. I personaggi del libro. Certo, ovviamente. È come se, insomma, tutte si tratta di persone
che come se avessero qualcosa di rotto. Negli anni 70 sarebbero scappati dal resto familiare. Invece oggi no. Cioè lì è più che la risoluzione, perché di nuovo non è tanto la risoluzione quella che conta, perché in realtà la realtà cambia continuamente, per cui tentare di chiuderla sarebbe un procedimento innaturale. È come se queste persone avessero qualcosa di scassato in mano, no? Se tutti avessero, è come se tutte queste famiglie, un po' per i segreti, per il padre che è stato messo in manicomio, piuttosto che dei figli che non sono venuti, piuttosto che un segreto dentro la vita di coppia, insomma un'altra persona nella vita di coppia, come se tutte queste cose che in qualche modo hanno da un lato sporcato e dall'altro appunto spaccato un po' le cose, come se però queste persone con tutte queste cose rotte che hanno volessero comunque farci qualcosa, no? È come se tutte queste persone non cercassero, non dico la felicità, ma di darsi un senso, e quindi di cercare di prendere tutte appunto le macerie che hanno, che sono rotte, che insieme avranno sempre l'immagine di qualcosa che è stato appiccicato, però con quel qualcosa con quelle macerie vogliono farci qualcosa. È come se cercassero, che forse è una delle tante direzioni per cui si può da un lato vivere e dall'altro scrivere, mi viene da dire, far buon uso del dolore. È come se tutto il dolore con cui hanno convissuto, che hanno anche involontariamente generato, perché pur non volendo, con quella cosa almeno che il dolore non andasse sprecato, cioè che almeno ci si possa fare, costruire un senso, che è un senso ovviamente che non è oggettivo, cioè, ma è una verità personale, una verità che fa i conti con quello che si ha intorno. Ci sono in effetti tante cose appiccicate in questo romanzo, a volte vere cose appiccicate, modellini, disegni rincollati, mappe, ognuno costruisce la sua piccola mappa. E lì è proprio a proposito di quello che si diceva prima, è anche i meccanismi della memoria, no? Cioè quanto il protagonista di Una solitudine molto rumorosa di Rabal dice quante delle cose che io dico in realtà senza rendermene conto sono pensieri fatti da altri, quanto la realtà che abbiamo in testa è fatta di cose, di ricordi di altri che ci sono finiti in mezzo. Quando Pietro cerca di andare in Russia e ci va, diciamo, istigato da un altro reduce, che è un similare, una specie di fantasma di suo nonno, dopo che l'ha incontrato, è istigato da lui. E questo reduce cerca di dirgli che cosa ha visto e cerca di dargli delle istruzioni su che cosa andare a vedere. Pietro si rende conto che nel processo del ricordare di questa persona anziana finiscono dentro cose che magari non c'entrano niente, sono ricordi sbagliati, sono ricordi che si sono infilati lì ma che in realtà appartengono a un'altra epoca. Tenta addirittura di mapparlo il ricordo, tenta questo olmo di disegnare la memoria disegnare a memoria i luoghi in cui vorrebbe che Pietro andasse, e lì si rende conto che non sa farne un disegno e che dentro ci finisce magari una scuola che invece era una scuola che lui aveva visto in un altro momento e in un'altra zona. Abbiamo avuto qui già Bascego lunedì, che raccontava sostanzialmente la stessa cosa, cioè una Roma Mogadiscio in cui si fondono proprio in un disegno ovviamente delle due città. Lei ci diceva che il nome di questo altro reduce dalla Russia è Olmo. Ovviamente può venire in mente uno dei due protagonisti di Novecento di Bertolucci, che appunto ha due protagonisti. C'è un parallelo tra Olmo e, adesso mi sfugge il nome del personaggio interpretato da De Niro, ma naturalmente, e invece, cioè Olmo e Mario, nel Olmo naturalmente c'era Olmo in tutto questo. Inizialmente appunto Olmo, cioè l'Olmo, diciamo l'alter ego del nonno di Pietro, aveva un nome diverso, si chiamava Vittorio, cioè aveva un nome. E poi invece ho voluto proprio eliminare qualsiasi connotazione che lo potesse definire come una persona. E invece mi interessava esattamente le due cose di cui lei stava dicendo, cioè mi interessava la sua natura quasi appunto di albero, quindi qualcosa che è radicato nella terra, che arriva da qualche parte. Olmo è uno che ha fatto la guerra e che tenta di comunicarlo all'altro. Uno dei temi grandi, nel senso di
presenti in maniera sostanziosa in ogni promessa, e come si fanno a ricordare i ricordi degli altri? Come fa Olmo a trasferire a Pietro, che è molto più giovane, che cosa è stata quella cosa? Allora, Olmo è radicato nel Novecento e l'altro Olmo era appunto Novecento, era il Depardieu di Bertolucci, quindi Olmo era proprio la memoria, il passato. Come ci confrontiamo con quello? Vogliamo continuare a confrontarci con quel passato. L'Olmo di Novecento ha un doppio inoltre, e anche questo penso è esatto. Il gioco. Sì, però qui in realtà non era la scelta del doppio era, come dire, prescindeva da Bertolucci in questo caso, mentre il Novecento sì. Un'ultima domanda, io come i nuotatori a un certo punto cominciano ad analizzare il loro stile di nuoto, immagino che lei abbia un pensiero sul modo in cui scrive. Ci sono spesso frasi nominali, quelle che i tecnici chiamano ipotassi manca, e a un inizio di frase seguono delle semplici degli spezzoni, dei dati che vengono forniti, così come i titoli spesso sono spezzati, ogni promessa, se consideri le colpe, morto un papa. C'è un motivo per questo? Ho provato a... Sarebbe un discorso lungo, e poi i titoli li terrei un attimo da parte i titoli. Naturalmente lo stile è assolutamente fondamentale, nel senso che lo stile non è soltanto, come dire, il modo in cui si mettono in fila le parole, ma contiene dentro una visione del mondo. Cioè lo stile è la postura alfabetica, la postura con la quale uno scrittore si mette in relazione con le cose. Devo dire che esiste una modalità che è, ad esempio, l'esclusione totale dei discorsi diretti tra le persone, questa prosa che appunto si interrompe e che qualche volta ha persino forzature grammaticali, perché è come se fosse tutto un unico flusso continuo, in cui un flusso continuo della prosa. Daniele Giglioli su Alias sabato scorso ha scritto delle pagine molto belle al riguardo, è come se ci fosse un fluire continuo. C'è un po' Saramago, si sente Saramago, perlomeno viene in mente, ecco, mettiamola così. La prendo come un complimento. E è come se ci fosse un fluire continuo delle cose dentro le parole, ed è come se tutto quello che le persone vogliono dire di sé in realtà contasse di meno di quello che le persone fanno, dei silenzi. Ed è questo, proprio questo cercare di lavorare nel silenzio e cercare di far venire la verità delle persone più dai gesti che fanno tra di loro che non dalle parole che dicono, perché d'altra parte le parole sono quello che abbiamo a disposizione per provare a definirci, ma sono come dire degli strumenti imperfetti. Oggi pomeriggio un ascoltatore ci ha mandato una frase di Tolstoi, non si riferiva a lei, che diceva: i cavalli fanno le cose, gli uomini fanno le parole. E questo mi sembra un'osservazione proprio molto questo, interessante. Le fanno, e poi noi tentiamo come possiamo di rinchiuderci dentro la nostra esperienza. Ci fermiamo qui con Ogni promessa, questo bel romanzo di Andrea Baiani pubblicato da Einaudi, ma Baiani rimane con noi perché aspettiamo ancora quella famosa soluzione al nostro gioco. Sì, sono io? Sì, è lei. Eccomi. Io ho pensato a Vogliamo tutto di Nanni Balestrini. Vogliamo tutto di Nanni Balestrini. Vogliamo tutto di Nanni Balestrini? Direi di no, non è, anzi senza direi non è quello, anche se ovviamente il mondo era quello, il punto di riferimento, come dire, la letteratura industriale, però Vogliamo tutto di Balestrini è successivo, è quasi 10 anni dopo il nostro libro. Allora sentiamo cosa dice a Norma. Buongiorno Norma. Buongiorno, io ho chiamato dopo il primo indizio e sono stata semplicemente, come dire, ho pensato a Pasolini e poi ho detto Petrolio, perché ho pensato possiamo dire che Pasolini era un suo grande amico, ma non era lui. Ma non ci siamo ancora, però siamo nell'ambito degli amici dell'autore che cerchiamo, Walter. Salve, io pensavo Mastro Nardi, Il Maestro di Vigevano. No, siamo sempre in ambito, diciamo, letterario lavorativo, ma no. È un tiro al bersaglio che si avvicina sempre di più, ma non ha ancora raggiunto il centro. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Gianni da Como, qual è la sua ipotesi? Io credo di essere più vicino, ma
Perché avevo detto La vita agra di Bianciardi. La vita agra di Bianciardi, di nuovo siamo molto vicini, ma siamo lontani, Come si dice, i nomi quelli sono. Sì. Ornella, buongiorno. Beh, ho sbagliato, credo. Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. Ecco, siamo lontani anche geograficamente, perché questo è un romanzo ambientato al nord. Al nord. Chiara, Chiara. Io sono Clara, veramente, e pensavo a Macchina Mondiale di Paolo Volponi. La Macchina Mondiale di Volponi. La Macchina Mondiale di Volponi, Anteo Crocioni, il grande protagonista, è un grandissimo romanzo, siamo sempre più vicini, proprio in questo caso si può usare l'espressione il rotto della cuffia, però non ci siamo ancora. Maria Grazia. Io ho pensato subito a Paolo Volponi, con Memoriale però. E lei, diciamo che l'ha indovinata, stavolta è... Bravissima, bravissima Maria Grazia. Complimenti. La biblioteca è, lo dico io perché i tempi sono strettissimi, punto di lettura di Cognento, dove Maria Grazia svolge attività di volontariato, a loro andrà il premio, dico lei che ha identificato Memoriale di Paolo Volponi, il libro da indovinare, e ricordo il romanzo di Andrea Baiani, Ogni promessa, pubblicato da Einaudi.